Salve a tutti e bentornati a Pillole di Carta. Massimo Bendinelli colpisce ancora. Come ho avuto modo di esporre alcune settimane fa, l'editore Dantone ha nella sua scuderia un prezioso amico, un musicista, un pianista, un trascrittore, ma soprattutto un instancabile collaboratore. Dobbiamo infatti al suo lavoro certosino più che amanuense se oggi siamo a presentare il Bona 2.0, evoluzione del tradizionale, usatissimo, vendutissimo metodo per la divisione di Pasquale Bona, appunto. Il tempo ci dirà se questa nuova edizione saprà farsi largo nell'affollatissimo mondo dell'editoria musicale. Ma quali sono le note positive di questa nuova edizione? Andiamo a vedere. Iniziamo a dire che gli appunti di teoria musicale già inseriti nel 1975 da Aldo Rossi, il primo revisore, sono stati qui ampliati e addirittura riordinati in modo da risultare ancora più chiari e comprensibili. Il Setticlavio poi è stato maggiormente dettagliato e reso più semplice attraverso una chiara rappresentazione schematica. Da alcuni esercizi poi sono stati ricavati altrettanti studi in chiave di basso, attenzione, dal violino al basso, ma modificandone la tonalità così da renderli ancora più utili e funzionali allo studio stesso. L'impaginazione poi è stata rivista e resa molto fluida e non faticosa alla lettura. Ma il punto di forza assoluto sta nella possibilità di ascoltare l'esecuzione di tutti gli esercizi grazie ai contenuti multimediali allegati al metodo. Quest'ultima aggiunta consentirà agli studenti in difficoltà di comprendere pienamente e quindi di eseguire correttamente anche le divisioni più ostiche. Il Bona 2.0 si innalza quindi a manuale di riferimento non solo per la lettura delle note e la loro durata, la divisione appunto, ma anche quale utile compendio di teoria, solfeggio e lettura melodica. 116 pagine, contenuti multimediali, piccolo formato ma gigantesco contenuto. Pasquale Bona e Massimo Bendinelli, Bona 2.0, Dantone Edizioni e Musica. Prodotto interamente italiano, per cortesia, come sempre vi invito, compratelo in uno dei nostri negozi della filiera musicale italiana. Grazie e arrivederci. Oh,